Quello che vediamo in questa immagine è uno degli esterni della gamma nel momento in cui venne presentata la grande mostra dedicata a Louise Nevelson, un'artista americana, nel 1969. Anche per dare l'idea di come fosse diverso il traffico e la percezione degli spazi in quel momento. La mostra venne realizzata secondo il solito schema, presentazione di fronte alla sala mostre al pian terreno dedicata a questo tipo di avvenimenti. Qui possiamo vedere Luigi Mallet, direttore all'epoca estrema sinistra, che sta leggendo il discorso inaugurale. Qui siamo agli interni della mostra, pubblico attento, si riconosce qui Enrico Paolucci, direttore, poi presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che ammirano delle installazioni della Nevelson. Altra grande installazione sul fondo, pubblico che si aggira incuriosito. Questa mostra ve la presento anche perché avremo potuto realizzare un'esposizione dedicata a Louise Nevelson prossimo autunno, che nella congiuntura attuale non si potrà realizzare almeno nei prossimi tempi, e quindi valeva la pena anche di ricordare che stavamo realizzando un progetto che ricordasse, facesse riferire alla memoria l'importanza di quell'evento dell'epoca. Ancora il pubblico si aggira nelle installazioni, qui sono installazioni in legni scuri, in plexiglass, poi vedremo meglio, fanno il lavoro della Nevelson. Ancora con persone tra il divertito e l'incuriosito fra questi oggetti che non sono così immediatamente classificabili, che appartengono alla dimensione del neodadaismo. Eccoci dunque nel vivo della mostra, con sullo sfondo la musica silente che ha dato anche l'immagine per l'invito alla inaugurazione. Interni degli spazi ariosi e luminosi della gamma prima dei restauri della fine degli anni Ottanta. Qui installazioni appunto sono fatte, come dire, con una componente oggettuale insistita. Louise Nevelson appartiene al mondo del dadaismo, della seconda generazione dadaista. Quindi col recupero dell'oggetto con funzioni nuove, rinnovate, traslate rispetto alla normalità, ma anche una cultura attenta all'astrattismo e al costruttivismo, e quindi realizza queste architetture sostanzialmente di oggetti. Queste ombre e riflessi, un'altra opera importantissima degli anni 60 di Louise Nevelson. Poi il monumentale, straordinario omaggio all'universo, questo grande fondale nero di costruzioni, appunto, di assemblaggi di oggetti a costruire un proprio immaginario, molto asciutto se vogliamo, evocativo per questa prevalenza del nero, ma anche molto, molto asciutto, non c'è romanticismo nell'opera di Louise Nevelson. E qui ancora una visione d'insieme in cui si vede anche i lavori poi più recenti in plexiglass. E per concludere e per ritornare all'immagine iniziale, vale la pena anche di ricordare che accanto all'opera triangolare, musica silente, si riconosce anche il paesaggio lunare, Lunar Landscape, sulla sinistra, che oggi fa parte delle collezioni della Gambi Torino, che è attualmente esposta nella collezione del Novecento.